Benvenuta estate, con una buona brioche col tuppo o il gelato. Iniziamo. Grattugiamo un limone di 100 g di zucchero. Un pizzico di sale. Sciogliamo il lievito di birra nel latte, 15 g in 350 ml di latte. Quindi metto tutta la farina, 650 g. Lo zucchero con il limone. E il latte col lievito e possiamo lavorare sia a mano che in planetaria. Oggi vi mostro come farlo in planetaria, visto che me lo richiedete. Iniziamo a lavorare e aggiungo le uova, 2 uova. Quando l'impasto è ben avvolto alla spatola, aggiungo l'olio, 90 ml di olio oppure 100 di burro se preferisci. Un cucchiaio di farina se serve, giusto per far assorbire bene l'olio, e lavoriamo finché si stacca bene dalle pareti. Passo sul piano con il resto della farina che era rimasta indietro, se serve, se no ce la teniamo da parte, e facciamo qualche piega all'impasto per dargli la forza. È un passaggio importante questo per la buona riuscita, basta veramente poco. Come in tutti gli impasti lievitati, regolatevi sempre, perché magari le proporzioni possono essere leggermente diverse, quindi se vi accorgete che è più morbido aggiungete poca farina. Infatti è per questo che aggiungo la farina pian piano, non la metto tutta subito. Lascio crescere fino al raddoppio, almeno 3-4 ore, se a temperatura ambiente oppure in frigo per più tempo, regolatevi voi. Deve triplicare comunque di volume. Diamo qualche altra piega, praticamente pieghiamo, giriamo e ripieghiamo dall'altro lato per 2-3 volte. Chiudiamo l'aria all'interno praticamente. Ora lo possiamo dividere. Con queste dosi vengono circa 16 brioche, più o meno. Con questo impasto naturalmente puoi fare altri formati di brioche, anche un'unica brioche, già farcita, anche con crema, Nutella, scegli tu. Facciamo a panetto, ben rotondo, così. E ne sacrifichiamo un paio di panetti per fare il tuppo, la parte superiore. Piccole palline che metteremo sopra. Facciamo un buco in modo che la contenga ed ecco qua il tuppo. Brioche col tuppo. Le classiche che troviamo in tutte le pasticcerie, che sono fatte per contenere il gelato. Con il gran caldo che sta facendo in questi giorni, guarda, sono già cresciuti i panetti. Li posizioniamo ben distanti perché cresceranno un po' su carta forno e li facciamo rilievitare di nuovo, almeno per un'oretta. Poi dipende sempre dalla temperatura, come vi dicevo, se fa caldo crescono prima. Puliamo un po', anche questo ci è detto in video. Copriamo e lasciamo lievitare, a dopo. Guarda che belle, cresciute. Così. Un uovo con un po' di latte. E spennelliamo. Se non ti piace l'uovo puoi usare anche solo latte, va benissimo. A me piace spennellarle fino alla fine, sotto sotto, in modo che non si vedano quelle colate di uovo che secondo me sono antiestetiche. Così invece verranno uniformi.
Inforniamo a 175 gradi statico, 170 ventilato per 25-30 minuti circa. Devono essere di questo bel colore dorato. Profumatissime. Sono buonissime anche da inzuppare nel latte o farcite con Nutella, crema, marmellata. Ora le impacchetto e le porto a destinazione. Guardando la partita, gli europei di calcio, gustiamo una buona brioche col gelato. Le dividiamo a metà. E guarda come sono soffici, si vede subito. E farciamo col gelato al momento di consumarle, ovviamente. Il mio gusto preferito del gelato è caffè e nocciola. E mettere anche un po' di panna montata per completare. Grazie, alla prossima. Ciao ciao.